Ciao a tutti ragazzi del Gira Alfa Team, altresì conosciuta come Gira la Valentina, e bentornati in questa mia disavventura in Resident Evil 7. Oggi registrerò la quarta parte, se non sbaglio durante la parte 3 che ho registrato ieri. Papa Baker mi inseguiva con l'ascia in mano, con l'intenzione ovviamente di uccidermi, e io mi rifugiavo nella stanza di salvataggio. Che vediamo se riesce a caricare entro oggi. Gentilmente, gioco. Hurry up! Mentre mi disseto. Ah sì, se non sbaglio, avevo preso una scultura di legno da inserire sul piedistallo. Nel salone. Ora vediamo, dai. Muoviti, carica, muoviti, carica. Sempre molto veloce, vedo. Ok, continua, sì. Ah, col coltellino in mano partiamo benissimo. Vediamo l'inventario. No, quella è la mappa. Questo da inserire nella porta. Che io non sto nemmeno tanto bene perché vedo che la vita è gialla. L'erbetta, ok, posiamo l'erbetta per adesso, dai. Queste mi servono, ok, procediamo. Andiamo quatti quatti. Papino, non ci sei? Dimmi che sei andato via. No, non è andato via, non è andato via. Cucù non mi vedi, cucù non mi vedi. Non ci sono, non sono io. Mi nascondo qui. Non so dov'è. Facciamo una giocata alla Solid Snake. No, non mi fa piazzare il coso lì. Forse perché c'è il padre? Non c'è tempo per queste cose. Ecco, si vede che è andato via. Fanculo. Vediamo se riesco entro questo episodio. Ah, oddio. Ma gira, ruota, fai qualcosa. Ok. Credo sia questo. No, no. Sto per bestemmiare. Così. No, quelle sono le zampe, quindi andrebbe capovolto così. Così. Ce l'ho fatta. Jill Puzzle Team. Chi l'ha costruita? Visto che Papino se n'è andato, io andrei a mettere pure il cosetto qui, così libero uno spazio nell'inventario. Ok. Andiamo, attraversiamo quel passaggio. Dai, su. Ciancio alle bande, andiamo. Dai. Pure Ethan si è messo dietro, insieme a mia. Mi piace questo posto. Secondo me ci sono tante cose belle. Vediamo se c'è qualcosa qui dietro, perché cartucce per fucile, benissimo, però non abbiamo un fucile. Tu non hai un occhio che sbrilluccica, vero? No, come nei vecchi Resident Evil. Qui è solo cacca, pupù.
Munizioni di pistola, bene. Psicostimolanti per trovare gli oggetti. Ok. Fluido chimico. Il freezer. Ah, ma ciao! Muori. Qua non c'è un piffero. L'erbetta. E non c'è altro. Oh, vedo un munition saturation. Munizioni pistola, ok. E basta, in questa stanza, camera non c'è altro. Qua che chiave ci vuole? Non si sa. C'è un oggetto da usare. Vedo un corvo. Cioè, un corvo a due teste. Un corvo siamese. C'è un'arma lì. La vedo, la vedo, la vedo. Che cavolo è? Sarà una figata. Qualcosa di utile. Ok, attraversiamo qui la porta. Che è sto rumore? Vediamo dove mi trovo. Ah, non dice il nome della stanza. Qui ci vorrà un grimaldello sicuro. Ma non c'è niente. Qui altre teste, gli animali. Bellissima questa casa, molto accogliente. Cosa dice? Potrebbe trattarsi di altre vittime, probabile. Un'altra scatolina. No, che schifo! Perché l'ho fatto? Sembrano quei vermi che usano i pescatori come esche. Lol. Che schifo però sto rumore, adesso mi sto disagiando. Moneta antica, ok. Non c'è altro, possibile? C'è solo cacca pupù in questa stanza. No, polvere da sparo, così a random. Qui ci sono modellini, noto. Oddio, tutta sta cosa nera, che cos'è? Non mi fido. Ho paura. Paura mi fa schifo. Sento uno strano rumore. Porca puttana! No, 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 corri, 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 corri,
Mirare in questo gioco è qualcosa di assurdo, proprio improponibile. Oh, un attimo, please, mi devo rilassare. Relax time. Il mio cuore non regge. Mi sto infartuando davvero. Basta, per favore, basta, sti cosi, schifosi. Mi ricordano i Regenerados, o come si chiamavano, i Resident Evil 4. Poi quelli facevano pure dei versi orribili. Mettevano ancora più ansia, però questi sono bruttissimi. Dai, non... per favore, non uscire. Non uscire. Escono dalle fottute pareti. Chi è? Nonno Baker? Ok, io gli piazzo la pistola perché non mi fido assolutissimamente. Che non voglio procedere. Qui è ancora la chiave dello scorpione. Oh, tra l'altro, l'inventario full. Non voglio andare giù. Un'altra camera. Ok, qui siamo al sicuro. Una camera di salvataggio. Munizione, pistola. Altre cose strambe alle pareti. Marguerite Baker da piccola, trollololol. Salvataggio, sì, adesso salviamo perché noi salveremo ogni 10 secondi, vi avverto. Cosa c'è qui dentro? Un documento. Cara Courtney, quei bastardi mi stanno cercando, ma forse questa nota può aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare le sculture a forma di testa di cane, questo l'avevamo già capito. Ne ho visto una nella stanza delle dissezioni nel seminterrato. Porca puttana, non mi piace. Vado a prendere la chiave per fuggire da questo posto, no? Proprio nella stanza delle dissezioni. Poi, perché i Becker hanno una stanza delle dissezioni? Questo nessuno se lo chiede? Non vi sembra strano?
niente. Ok. Moneta antica la posiamo. Questo lo possiamo posare perché non abbiamo un fucile attualmente. Psicostimolanti, non lo so se usarli adesso o meno. Facciamo che li poso, dai, magari poi li uso più in là. Questo mi serve. Questo, se finisco i proiettili, mi sa che mi serve. E l'erbetta, se mi devo curare. Vabbè, facciamo così, posiamo l'erbetta. 21 munition. Non so se farne altre. Vabbè, per adesso andiamo così. Salviamo, dai, salviamo. Che non fa mai male salvare, anzi, tutt'altro. Bello il tipo nella foto. Sembra tanto film anni, non so, 50. Tipino qui con la pipa, con la pipazza in bocca. No, dai, sicuramente qui sotto, oddio. Perché devo fare questo? Ma il fucile quando lo prendo? Devo prima trovare la chiave del... No! No, 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 no! Chiusa dall'altro lato. Ma stai scherzando, vero? Andiamo piano, perché chi va piano va sano e va... Ho sentito ansimare. Forse mi sto solo suggestionando. No, non mi sto suggestionando! Corri, 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 corri. Mamma mia, mi sto infartuando. Dov'è l'uscita? Ficcati qui! Vieni, stronzo! Non uscire dalla stanza, non uscire! No, 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 mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, sono tesa, non riesco a mirare. Oddio. Ma sti cosi... No, 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 non posso giocare. Sti cosi mi fanno troppo infartuare. Allora, facciamo così. No, inventario perché ho bisogno di proiettili, mi sa. Sicuramente non sarà l'unico e solo qui dentro. Porca puttana. Ma perché a me? Perché devo fare queste cose io? Anche perché è abbastanza limitato nei movimenti. Forse è un altro tipo di gioco. No! Perché Ethan è abbastanza rincoglionito, altrimenti non mi farebbe questo effetto. Mamma mia, ma che culo! Dove sei? Dove sei? Vieni qua, vieni qua. Fatti fare headshot. Ho detto head. No! Miss! Ho sprecato 4 porco Giuda di proiettili. Ma dai, ho bisogno di munizioni. Altrimenti non vado da nessuna parte. Adesso gentilmente basta, stronzi. Ecco, rimembrano tanto degli stronzi neri. Questa sarà la camera. Sembra area di trattamento. Vediamo cosa c'è. Lucas, ho preso quel tizio che continuava a scappare, l'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra, così non ci sfuggirà più. Tiralo fuori quando è il momento. Sai come aprire l'inceneritore, no? Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Fai come ti pare con la ragazza. 3A è un'impronta della... No, no. Che cos'è? No, niente, penso. Apri, dammi qualcosa di buono. Non c'è un cazzo? Non c'è cazzo. Vaffanculo. Di qui.
fluido chimico forte per sballarci meglio. Travis, Lara. L'impronta della mano è qua. Aspetta, cambiamo perché. William, Sean. E questo non lo so. Vediamo se c'è altro. Polvere da sparo. In caso dovessimo scappare come se non ci fosse un domani. Vediamo se giù c'è cos'altro. No. Qui? Ma perché non si trova un cazzo? Con cosa li ammazzi i mostri? Con lo sputo? Allora, 3A, 3A. Lara ne ha due. Travis ne ha una. Cazzo è quel rumore? William ne ha una. Sean. Questo? Ha detto 3A. Io non vedo un cosetto con 3A. Craig. Sono io che faccio sti rumori. Ah, ecco la Tamara 3A è un'impronta della mano. Lo devo fare? Ok, facciamolo. Porca puttana! Non lo dovevo fare. Ma che cazzo di braccio ha quello? Non è come gli altri. Ma che cazzo, ma perché li mista se sto mirando alla testa? Merda, sono morta. Sparito. Ho bisogno di munizioni. Porca puttana, ma se io prendessi la chiave e scappassi o quello che mi... Compare in faccia e mi fa one shot one kill sicuro. Ora qui dentro. Ok, ciao. Qual è la camera delle dissezioni? Ora mi piglia qualcosa. Mi sa che ho messo la mappa. Ah, eccola qua. Stanza inceneritori, stanza dissezioni. Laggiù. Ti prego, fa che non spunti nulla alle mie spalle, ti prego. Erbo, sì. C'è qualcosa qui. Una momentina. Se spunta alle mie spalle muoio, ve lo dico. Un infarto a sto giro. Ma sti rumori di merda. Prima di aprire la porta, meglio esplorare. Ecco, ma c'è un altro mostro dai sacchi di merda. Cos'è? Cos'è? Chiave dello scorpione. Andiamo a prendere il fucilazzo e poi vi dico io cosa vi faccio, mostri del cazzo. Fototesoro. Ok. Grimaldello pure questo. Astra erbe. No, non mi piace questo rumore. Dammi tutto. Non è abbastanza slot per questo. Facciamo così. No, ogni volta mi confondo. Un coso potente oppure munizioni. Io direi questo perché.
Munizione. Ma che palle! Ah, è certo, intelligente. Se usassi questa la posso usare così? Sì, ma non mi ha fatto nessun effetto. Vabbè, ho sprecato un'erba. Qua si va ancora più giù. Si fa tutto il giro per andare poi nella stanza delle sezioni, però io prima di andarci direi di prendere il fucile. Ragazzi, non si scherza su queste cose. Qui niente cibo. Non c'è altro. Ma no, perché solamente questa povertà? Datemi un bazooka, una magnum con munizioni infinite. No. Hanno deciso di no. Mi guardo negli angolini perché avete visto che si trova di tutto negli angolini. Porca! Scappa, 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 scappa e vaffanculo, me ne sbatto di quello che c'è. No! Ho sbagliato stanza! Ho sbagliato stanza, porca puttana. Mi sono inculata. Ciao, coglione! Scappa, Ethan! Scappa perché munizioni qua manco a pagarle. Infarto. Infarto in corso. Vediamo questa foto del tesoro. Tra gli oggetti. Foto tesoro, esamina. È il camino nella stanza precedente. Ho nascosto qualcosa di interessante qui, prova a trovarlo. Certo. Ok, posiamo la moneta. Posiamo la foto. Poi questa mi serve. Questo chiave stanza di sezioni mi servirà. Questo per adesso lo posiamo? No, lo teniamo per questi cazzi. Mi serve spazio perché è vero, devo prendere un fucile e sostituirlo, quindi mi serve spazio. Però qui, se non sbaglio, c'è qualcosa da aprire col grimaldello. Apriamo questo cassetto, meglio la cassettina di là. Apriamo la cassettina di là. Sì, apriamo la cassettina di là. Io parlo da sola, tanto. Per adesso poso pure questo. Caso poi prendiamo tutto. Questo non si può spostare, tipo, sì. Questo mi serve, questo attualmente lo spostiamo e poi quando torniamo qui lo riprendiamo perché bisogno di tanto spazio. Pure la chiave delle sezioni, adesso la posiamo così andiamo a prendere il fucile, che non ho spazio per un piffero. Ok, torniamo nella stanza di prima. Speriamo quella merda vivente. Chiave dello scorpione, usiamola già. Qui dove ci porta? Ah, ma questo è il salone. E poi ci ritorniamo qui. Chiudiamo la porta. Quando prendiamo il fucile, perché adesso. Prima andiamo a prendere il tesoro. Che dovrebbe essere in quella stanza. Sì. Ecco, adesso mi dà steroidi. Ci piacciono. Droghiamoci subito. Facciamoci muscolazzi. Rinforza incredibilmente i muscoli e aumenta la salute massima. L'effetto dura a tempo indeterminato. Ma è meglio usarla quando siamo feriti, così ci rigenera anche la salute. Questo non lo so. Magari lo teniamo qui un attimo e poi controlliamo meglio. C'era pure una cassa da aprire da queste parti. Sì. Ricordo, una valigetta, eccola qui. Cartuccio per fucile mi piace, però ecco, un'altra volta uno spazio. Per il fucile ne ho bisogno due, poi altri due. Vabbè, dai. Io cammino col coltellino, mi andrò dall'altro lato.
attraversiamo direttamente perché se non sbaglio era il piano superiore. Non è che c'è il paparino che rompe i coglioni, vero? Sì che c'è. Ho sentito i passi. Ora, fammi prendere quel cazzo di fucile gentilmente. Quale stanza era? Qui c'è la stanza dello scorpione. No, quella del serpente, ok. Allora, sono entrata qui prima. Ricordo fosse una camera qui, da qualche parte. Ecco. No! Ora ti Porca pu... schiaccio. Proprio come un miserabile. Ma porca puttana. Chiudiamo la porta. Io non sono qui. Nessuno mi ha visto. Oh, la dentiera della nonna. Lol. Ne ho abbastanza di inseguire questi pezzi di merda per il giardino. Nascondi le sculture a forma di teste di cane, così i nostri ospiti non potranno più uscire di casa. Ho già pensato dove. L'orologio a pendolo nel soggiorno, preso. Il libro nell'area ricreativa, preso. La stanza delle sezioni seminterrato, l'ultima che mi manca. Io sto occupando spazio, ma mi serve per il fucile. Non era qui il fucile? No, sicura che era qui? Mi sembra di averlo visto qui. Beh. Vabbè. Gentile signora Baker, come si sente ultimamente? È passato ormai molto tempo dal suo ultimo controllo. Le scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area del cranio sembrano essere colonie. Fungine? Quasi sicuramente correlata alla muffa. Ah, ricorda vagamente The Last of Us. Le allucinazioni e i suoni di cui non... di cui mi ha parlato potrebbero dipendere da queste formazioni. Ah, c'è un'altra pagina. La sintomatologia da lei descritta è causata da un parassita fungino, sempre. Questa deve Bello, essere portamela qui. rimossa. Porca puttana! Intanto taglio questa parte finché non trovo. Ti Ma ho gli trovato! sparo. Ma gli sparo che mi ha rotto i coglioni. Forse no. Stessa storia. Ma chi ti conosce? Che cazzo? Vaffanculo, era ora. Fammi esplorare gentilmente che devo trovare sto porco Giuda di fucile. Andiamo a vedere. Se me lo sono sognato o meno. Ah, eccolo, ma allora sono proprio rincoglionita, santo e Dio. Andiamo a scambiarlo subito, subito. Beh, io
mi perdo. Perché in prima persona devo giocarci per forza? Mi sa che non ho più spazio, infatti. Come non detto, direi di fare, non lo so. Sia proiettili. No, posso. Devo andare per. No, ma di già. Ti ven. Tanto devo andare a posare le robe. Vedimi quanto ti pare. Sai che ti provo prima o poi, e quando è finito. Vedi sto cazzo. Bene ragazzi, visto che è trascorso un bel po' di tempo, direi di terminare qui l'episodio. E niente, ci vediamo la prossima volta ancora con la parte 5 di Resident Evil 7. Ciao!